Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. Nel corso della sua carriera la cantante Arisa si è reinventata più volte, non solo musicalmente. Un cambiamento radicale si è attuato anche fisicamente. Arisa. Sicuramente sono stati davvero tantissimi i cambiamenti che la cantante Arisa, vero nome è Rosalba Pippa, ha attuato nel corso della sua carriera. Questi in particolare però non sono da vedere soltanto ricondotti ad un mutamento nello stile musicale, che è comunque avvenuto nel tempo, ma anche a uno stravolgimento del look. Siamo stati infatti spesso abituati a vedere la donna cambiare rapidamente il suo stile, mettendo in mostra di fatto vari lati che la rispecchiano poi in toto. Arisa, una rivoluzione totale. Sono passati davvero tantissimi anni dal 2009, data in cui Arisa è salita sul palco dell'Ariston per la prima volta a presentare il suo brano Sincerità, che l'ha portata poi ad uno straordinario successo. All'epoca appariva davvero come una giovanissima ragazza ancora un po' acerba e dal look sicuramente molto particolare. Caschetto corto con frangia annessa, spessi occhiali neri e immancabile rossetto rosso fuoco sulle sue labbra carnose. Questo era principalmente il look che contraddistingueva il suo personaggio, che in realtà poi è davvero mutato radicalmente nel tempo. Siamo infatti arrivati al 2022 e soprattutto da un anno a questa parte la cantante ci ha abituati ad una trasformazione davvero sorprendente. Intanto una nuova e molto apprezzata fiducia in se stessa e nelle sue rotondità, che ha spesso messo in mostra anche sui social, che si aggiunge alla voglia di liberarsi da preconcetti inutili. Cambi look anche e soprattutto per i suoi capelli, adoperando spesso delle aggiunte di extension cambiando colorazione e stile molto velocemente. L'abbiamo vista con i capelli lunghissimi rosa, ma anche bionda e di recente invece nuovamente scurirsi la chioma. Proprio i capelli sono stati per Arisa sempre un grande cruccio, e lei stessa infatti in diverse occasioni ha parlato di soffrire di tricotillomania, cioè un disturbo ossessivo compulsivo che spinge a strapparsi piccole ciocche di capelli e dunque indebolire di fatto il proprio cuoio capelluto. È per questo motivo dunque che ricorre all'uso di extension, per cercare di evitare di stressare troppo i suoi capelli. Altro grande cambiamento molto recente è invece avvenuto anche fisicamente, poiché appare in splendida forma e visibilmente dimagrita rispetto al passato. Questo a quanto pare lo si deve ad un periodo di grande serenità che sta vivendo anche a livello sentimentale. Se qualche mese fa la donna smentiva infatti una sua relazione con il ballerino Vito Coppola, con cui ha concorso e vinto il programma Ballando con le Stelle, adesso appare spesso e volentieri su social con il giovane. Non viene di certo nascosta quindi la grande vicinanza che vi è tra i due, che sembra faccia molto piacere anche ai fan. I due sembrano davvero molto affiatati tanto da far pensare che davvero sia nato qualcosa di più che vada oltre un semplice rapporto di amicizia. Quello che è certo e che appare davvero palpabile è la chimica che c'è fra loro, a prescindere da dicerie o altro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.